Dopo poco più di una settimana di lavoro, subito un test duro per il foligno di Armillei. Privo di petterine e gorini e con ancora il cartello lavori in corso dal punto di vista del mercato, i falchi hanno affrontato l'Ascoli, squadra che milita in Serie B. Come da pronostico, sono stati i marchigiani a vincere con il punteggio di 4-0. Falchi disposti con il 4-3-1-2 con i nuovi Schiaroli e Tulao, coppia centrale di difesa. I biancoazzurri, con in campo ben 6 under, giocano senza paura, nonostante il divario tecnico e la maggiore pressione dei marchigiani sin dai primi minuti. In particolare, Mitch deve dire la sua su una punizione tesa battuta dalla destra e svirgolata da un compagno al 12esimo. Poi al 18esimo Cavion da fuori, non inquadra di poco lo specchio. Al 24esimo bella manovra di prima sempre degli ospiti con Ninkovic che via in profondità Scamacca, la botta in diagonale finisce sul fondo. Il primo tiro del Foligno lo si registra invece al 27esimo con il classe 2002 Fichi che alza troppo il mirino dai 18 metri. I falchi tengono bene il campo con ordine e determinazione, anche se ovviamente l'Ascoli a menare le danze. I bianconeri sfiorano il gol anche al 34esimo con Scamacca che sfonda sulla destra e mette al centro, dove Ninkovic arriva di gran carriera ma sbatte sul palo, poi la difesa libera. Il giocatore serbo si rifà poco dopo, al 40esimo infatti batte in maniera perfetta una punizione dal limite e insacca alle spalle di Miccio. Ascoli che replica dopo appena un minuto. Palla persa in uscita dal Foligno, Ardemagni punta la porta e serve lateralmente il libero Scamacca che fa 2-0. Mauri, nella ripresa praticamente Foligno in campo con una juniores. Roani sfodera subito un miracolo su una mezza rovesciata ravvicinata di Piccinocchi al quarto. Anche la bella gioventù Folignate fa il suo e pure bene, tenendo testa a un Ascoli che non spinge comunque in maniera forsennata. La squadra di Zanetti trova il 3-0 al 24esimo, con Rossetti che pennella un cross in area, Carpani è tutto solo da domestica, servendo al centro per il colpo di testa risolutivo di Di Francesco. Al 31esimo, invece, ad arrotondare è Diop, impattando con una deviazione aerea su corner. Sfiora poi il pokerissimo Perri 2 minuti dopo, con il legno che respinge la sua rasoiata da fuori, mentre al 40esimo è Ruani ad opporsi al lanciato di Francesco. Per il baby Foligno, a provarci nel finale è Piancatelli, ma Novi al 44esimo blocca il diagonale. Finisce così 4-0 per l'Ascoli, la prima uscita del Foligno, che però ha destato una buona impressione, visti anche gli applausi ricevuti dai tifosi al termine del match. Chiaro che di lavoro da fare ce n'è ancora molto.